La laurea in ingegneria non serve per farlo. Bene, acciai, è chiaro, queste sono la tipologia di leghe forse più diffusa, più utilizzata, è un materiale che si presta a un'infinità di utilizzi. Quindi in realtà sì, va bene sicuramente tutte le nuove, i nuovi materiali, grafene, eccetera, eccetera, ma poi insomma in campo meccanico molto spesso la progettazione riguarderà poi la scelta e la messa a punto di attrezzature con base acciaio sostanzialmente come materiale di utilizzo. Tabelle di Mendel, per voi chiaramente non sapete a memoria, ma dove sta la base dell'acciaio, sono quei due cerchietti là, l'acciaio è il sottolega ferro-carbonio, con il carbonio che è questo elementino cerchiato di rosso in alto a destra e il ferro che si trova invece in quella zona lì. Gli elementi chimici che si trovano negli acciai in realtà sono indicati qua in violetto più o meno e verdino, dove con violetto intendiamo gli elementi normalmente aggiunti come elementi di lega. Spesso appunto hanno elementi, sono elementi che hanno un ruolo di sostituzionale all'interno del reticolo cristallino, con l'eccezione dell'azoto, chiaramente. E in verde indichiamo gli elementi che hanno sempre o quasi sempre un effetto negativo. Dico quasi sempre perché poi ci sono anche delle eccezioni in questo che sto dicendo. Purtroppo questa parte del corso non me la posso risparmiare, nel senso che dobbiamo per forza fare un riassuntone delle principali modalità con cui gli elementi chimici in lega possono influenzare il comportamento meccanico, fisico, talvolta chimico dei nostri acciai. Cominciamo con un elemento, chiamiamolo semplice, insomma il nickel. Il nickel è un elemento che fa sempre bene, un elemento che influenza in maniera fortissima proprietà magnetiche, le proprietà fisiche, conducibilità termica per esempio. Giocando con la composizione, col tenore di nickel, possiamo avere una serie di massimi e di minimi piuttosto importanti, non ve li riporto perché è inutile che ve li sappiate, però sappiate che giocare con questo elemento chimico vi porta a grosse fluttuazioni appunto della conducibilità, della dilatazione termica, della permeabilità magnetica. Il nickel potrebbe essere aggiunto quasi sempre, se non che i pani di ferro lega che vengono aggiunti nella nostra siviera sono normalmente ricche in idrogeno e quindi in realtà si preferisce aggiungere questo pane di ferro lega nella parte iniziale della colata in modo tale che l'effervescenza, cioè la generazione di bolle di CO2, porti via per quanto possibile l'idrogeno contenuto. Il nickel non forma carburi in ferro perché ha una affinità chimica verso il carbonio inferiore rispetto al ferro, quindi si deve formare un carburo, si forma il carburo di ferro, non quello di nickel. Il nickel è un forte grafitizzante, cioè è un elemento chimico che tende sia a far decomporre per permanenza prolungata ad alta temperatura la cementite in carbonio, oppure per esempio una lega base ferro molto ricca in carbonio, le ghise, tende a far formare più facilmente carbonio grafitico, cioè quindi tende a rendere più semplice la formazione di grafite piuttosto che di cementite. Diminuisce la temperatura di cottura di tempra, quindi la temperatura a cui andare per poter appunto ricuocere o temperare un acciaio, fa diminuire le velocità critiche, ovvero il naso si sposta verso destra, aumenta la penetrazione di tempra, grazie tante, si sposta il naso verso destra, attenzione che però, se vi ricordate, il naso verso destra non era automaticamente una buona temperabilità perché c'è sempre il concetto della conducibilità termica che può andare dal fastidio. Aumenta la tenacità a parità di RM, perché va stressato questo punto? Perché molto spesso se aumenta RM cala la tenacità, sono due valori che tendono ad andare in maniera contrapposta, quindi in realtà riuscire ad avere almeno una costanza di RM con un aumento di tenacità e di resilienza è sicuramente importante. E poi non peggiora la deformabilità a freddo e a caldo, dove ricordo a freddo e a caldo si fa riferimento alla temperatura di ricristallizzazione, che è quella temperatura per la quale io ho la rigenerazione completa della crema cristallina in un'ora. Manganese. Il manganese è un parente del nickel dal punto di vista del comportamento, cioè per tanti aspetti è molto simile, purtroppo non per tutti. Quindi mentre il nickel fa praticamente sempre bene, il manganese ha insieme a una serie di caratteristiche positive però anche una serie di caratteristiche negative. Quindi come vi dicevo è completamente solubile come il nickel d'altronde al ferro in tutte le proporzioni, non forma quindi fasi intermetalliche per intenderci,
ha un comportamento simile al nickel per molti aspetti, ma non per tutti. C'è sempre presente, uno 0,3-0,4% di manganese dentro gli acciai ci sta sempre, perché è usato come disossidante e desolforante, e quindi c'è, se fate una composizione chimica lo trovate sempre dentro, quindi in qualche modo, non dico un'impurezza, però un elemento chimico che viene sempre a essere presente. Già il primo problema è quello che vediamo qui sotto. Le strutture martensitiche, se rimangono martensitiche, sono molto fragili, forse troppo, e questo è sicuramente un problema. Caratteristiche positive non ve le elenco, sostanzialmente sono le stesse del nickel, sono quelle negative quelle che possono dare un problema, e cioè diminuisce la conducibilità termica, e questo è un problema, chiaramente, perché se abbassa la conducibilità termica ho un problema sulla temperabilità, diminuisce la deformabilità a freddo, aumenta la sensibilità sul riscaldo, che vuol dire la grana tende ad ingrandirsi un po' più facilmente in presenza di manganese, diminuisce la lavorabilità per gli acciai austenitici, e inoltre, questo abbiamo già visto, dà degli inconvenienti sulla cementazione. Lo strato cementato, laddove è presente molto manganese, già sopra l'1% può essere un problema, anche se certi testi danno anche il 2% come limite, ma è troppo alto comunque, vi dà inconveniente la cementazione, perché lo strato cementato tende a essere troppo fragile, come viene indicato qua anche per la parte martensitica. Cobalto. Io vi ricordo il cobalto era l'unico elemento che vi spostava le gruppe CCT verso sinistra. Allora diciamo, ma perché viene aggiunto? Specialmente questo viene aggiunto, come vedremo più avanti, ve lo trovate in grande quantità negli acciai protensici, cioè acciai devono essere molto duri. Noi il nostro modo più semplice per essere duro di fondo è essere martensitici. Se io sposto il naso verso sinistra sembra una contraddizione. In realtà l'effetto di indurimento che vi dà il cobalto è fortemente legato all'effetto di soluzione solida. Comunque, appunto, vi spostandovi le curve verso sinistra, vi diminuisce la penetrazione di tempra, a prescindere. Quindi, se io voglio allo stesso tempo l'effetto del cobalto e una buona temperabilità, ci devo mettere dentro tanti altri elementi chimici che mi spostino verso destra. Ricordate che qui è un gioco in cui io sposto verso destra, sposto verso sinistra, a seconda degli elementi chimici che vado ad aggiungere. Comunque, in generale, se è messo da solo, la velocità critica, cioè quella velocità che vi ricordate era quella tangente al naso, ternitico, bagnito, quello che fosse, tende ad aumentare. Cioè abbiamo tempra solo se noi raffreddiamo ancora più velocemente. Favorisce anch'esso la grafitizzazione, cioè tende a dare più facilmente carbonio grafitico piuttosto che cementitico. E attenzione all'ultimo passaggio, rende più stabile la martensite. Questo è in contraddizione col punto 2, ovvero diminuisce la penetrazione di tempra? Rendere più stabile la martensite vuol dire che io, rinvenendo, mi diventa più difficile decomporla, sostanzialmente. Quindi in realtà, con questa aggiunta di cobalto, ho bisogno di velocità più spinte per poter ottenere tempra, ma poi in realtà la martensite si ottiene si decomporrà con maggiore difficoltà, è più stabile. Il rame può essere aggiunto in qualsiasi momento, migliora le caratteristiche a caldo, in realtà ve lo ritrovate abbastanza facilmente, almeno in percentuali non altissime, dovute proprio al processo di produzione mediante rottami. I rottami nel tempo, voi sapete che praticamente l'uso via via sempre maggiore del rottame ha portato nella produzione dell'acciaio via via un incremento sempre più alto del tenore di rame presente, un po' perché è difficile toglierlo sostanzialmente, un po' perché voi ve lo trovate nel rottame con tutti i fili di rame che sono presenti all'interno dei nostri rottami stessi. Insomma, si è visto che fino a queste percentuali non ci dà grossi problemi, anzi ci dà un miglioramento della situazione atmosferica. Voi dite, vabbè, ma così importante la situazione atmosferica? Beh, ma già dalle serrande, dalle inferriate, normalmente voi le avete zincate, eccetera. Poter avere un miglioramento della resistenza alla corrosione atmosferica può essere un vantaggio abbastanza importante, oltre di può dare però problemi di tenacità, quindi in realtà è un elemento che va controllato in qualche modo. L'azoto è, l'abbiamo già visto un attimo fa, durante la parte relativa alla nitrazione, l'abbiamo già visto immesso nel nostro acciaio per dare più durezza sulla superficie. Come elemento di lega è un po' strano però, perché tutti gli altri sono sostanzialmente metalli, l'azoto è un metalloide, fra l'altro è un gas, noi ci ho trovato come gas, sia esso azoto N2, sia esso ammoniaca, sostanzialmente un gas. Perché diventa importante come elemento di lega? In realtà è abbastanza recente il suo utilizzo come elemento di lega,
una trentina d'anni fa, sostanzialmente 30-40 anni fa, è un fortissimo austenitizzante, cioè è un elemento chimico che agisce fortissimamente nello stabilizzare a temperatura ambiente l'austenite. C'è un'intera classe di acciai che qui vedremo solamente in maniera un po' più leggera, ma affronteremo con chi di voi vorrà a metallurgia 2. C'è un'intera classe di acciai, acciai inossidabili duplex, che hanno estesissimi impieghi in campo petrolchimico, nucleare, alimentare, marino, che vedono appunto la presenza di grandi quantità di austenite nonostante il nickel sia basso. Il nickel, vi ricordo, è un elemento fortemente gammaggio, quindi in realtà dovrebbe essere lui quello che ci porta ad avere austenite a temperatura ambiente. L'acciaio inossidabile 18-10, di aperto di cucina in casa vostra, cioè 18% cromo, 10% di nickel. Il cromo è elemento alfagio, ma il nickel è molto più potentemente gammaggio e vi porta ad avere acciaio inossidabile austenitico a temperatura ambiente. Ebbene, l'azoto in percentuali molto più basse, 0,1-0,3%, quindi stiamo parlando di percentuali molto molto più basse rispetto a quelle a cui siamo normalmente abituati, ma è un elemento fortissimamente gammaggino e vi stabilizza l'austenite anche a temperatura ambiente. Ha un leggero effetto anche sulle proprietà meccaniche, ma in realtà il vero contributo che ci dà è sulla microstruttura. Alluminio, come vi ho già accennato durante la nitrazione, è un elemento lì abbastanza strano. Tanto l'alluminio viene aggiunto a prescindere come disossidante, cioè io ce lo butto dentro il nostro acciaio durante la colata perché devo portare via l'ossigeno che ho insufflato per portare via il carbonio. Ricordate qual è la sequenza? Dalla ghisa, dove ho tanto carbonio, 4,3%, se voglio l'acciaio devo soffiare dentro ossigeno, aria, miscuglio di aria argon, eccetera, in modo tale che l'ossigeno reagisca col carbonio e vada via. Ok, questo è tutto bene, peccato che parte dell'ossigeno che insufflo rimane in soluzione solida, in soluzione dentro il nostro bagno liquido. Se io solidifico quel bagno liquido, se parte dell'ossigeno va a formare O2 e corgoglia via o rimane bloccato come bollicine, ma buona parte va a formare ossidi. Per questo motivo invece mi occorre disossidare, e l'alluminio è ottimo perché l'alluminio è molto leggero, formando L2 3, questa galleggia, io posso poi toglierlo abbastanza facilmente, disossidare in maniera abbastanza importante. Come elemento di lega, però è chiaro che quell'alluminio che vado a mettere come disossidante non me lo ritrovo come elemento di lega, è un elemento che viene aggiunto durante l'elaborazione della colata per disossidare, ma poi il mio manufatto finale non c'ha alluminio, se non in traccia all'interno della sua composizione chimica. Se invece riesco a inserire all'interno, ad esempio, in aggiunta, nel caso di acciai per nitrazione, mi forma dei nitruri molto duri, molto piccoli, quindi con ottimo effetto indurente. Inoltre poi ci dà una buona resistenza all'ossidazione a caldo, ma attenzione, ci peggiora fortemente la saldabilità dell'acciaio. Ora la saldabilità ancora non l'abbiamo vista, noi vedremo in parte la saldabilità nella parte finale di questo corso, ma cos'è la saldatura? Più o meno dovreste saperlo. La saldatura è una giunzione tra due o più parti meccaniche in cui c'è almeno parzialmente fusione del metallo base. Quella che fate a casa con la saldatura a stagno, quella non è una saldatura, perché se voi state saldando un filo di stagno su una piattina di plastica, se defuso la parte del metallo base, è chiaro, andate in bacca tutto. In realtà quella è una brasatura, quindi quando voi fate una saldatura a stagno, voi state brasando qualche cosa. Quando fate una saldatura state fondendo almeno in parte il metallo base. Potete avere addirittura delle saldature in cui si fonde solo il metallo base, attenzione. Quando abbiamo a che fare con l'alluminio, perché peggiora la saldabilità? Ma è ovvio, il bagno fuso contiene alluminio e se non ho protetto il bagno fuso, quell'alluminio reagirà con l'ossigeno e si formano ossidi. Ossidi che, se mi dice bene, vanno a galleggiare la parte alta della saldatura e poi riesco a eliminare, se mi dice male, formano ossidi dentro la saldatura. Sono soluzioni di continuità meccanica, sono buchi all'interno della mia saldatura. Altro aspetto, laddove anche non si dovesse formare ossido nella saldatura, ho tutti i problemi poi di una risolidificazione del cordone di saldatura con forti sovraccarichi da chimiche da punto a punto, e quindi in realtà grossi problemi sia meccanici che di resistenza alla corrosione. Il cromo è agli antipodi rispetto al nostro nickel. Perché agli antipodi? Bah, perché è un elemento alfagino, mentre invece il nickel è un elemento gammaggino. Forma carburi, mentre invece il nickel non ci forma carburi. Sono un po' uno l'opposto dell'altro da questo punto di vista. È un elemento che viene aggiunto perché dà una serie di caratteristiche abbastanza positive.
Attenzione che però nel caso di un pezzo temprato, e spessissimo avrete cromo utilizzato in acciaio, vengono temprati durante poi il rinvenimento, quindi acciaio da bonifica, si possono avere grossi problemi di fragilità di rinvenimento. Quindi in realtà laddove c'è cromo in un acciaio da bonifica normalmente c'è anche un pochino di molibdeno proprio per superare questo problema. Titanio, tantalio e niobio, potremmo metterci anche il vanadio, ma lo vediamo fra poco perché è leggermente diverso, sono elementi chimici che formano composti intermetallici. Attenti, i composti intermetallici sono qualcosa che voi non avete ancora visto in realtà in questo corso. Voi avete visto i carburi, avete visto i solfuri, avete visto i nitruri, abbiamo accennato agli nitruri, cioè tutti i legami chimici fra un metallo e un metalloide, d'accordo? In realtà, oppure con lo zolfo, in realtà in questo caso sono zone che hanno una composizione stechiometrica fissata del tipo Fe3T o altri ancora, e hanno una caratteristica piuttosto importante, ovvero precipitano normalmente in condizioni morfologiche particolarmente ottimali, sono molto piccoli, molto diffusi. Quindi se uno riesce a gestirli bene, questi elementi chimici vi danno un incremento di resistenza a trazione molto molto importante, senza perdere in tenacità e resilienza. Inoltre poi molti di questi formano carburi, è il caso per esempio sia del titanio, del tantale, del niobio, e possono essere usati anche come disossidanti. Cosa simile, allora qui c'è il molibdeno. Il molibdeno, anche lui alfageno, simile per molti versi al cromo, è un fortissimo alfageno tra l'altro, se non che, attenzione, mentre il cromo ci dà problemi per agitare il movimento, il molibdeno ce li risolve. Il cromo perché fa precipitare una serie di carburi a bordo grano e questi appunto danno una forte fragilità di movimento. Questo elemento ci leva questa fragilità, ha un ottimo effetto indurente, aumenta la stabilità della martensita a temperatura elevata e così via. Quindi solo effetti positivi. Unico problema insieme con il nickel, costa un sacco di soldi, costa metterci dentro, perché in realtà non è distribuito in maniera, come dire, è distribuito sul pianeta Terra, solo alcuni paesi ce l'hanno, quindi in realtà la sua presenza è sicuramente importante, ma è un elemento strategico da molti punti di vista. Vanadio si può mettere spesso insieme con il titanio, il niobio, il tantalio, è un elemento che forma carburi, può essere usato come disossidante. Tutti quelli che vengono usati come disossidanti tendono a formare una grana molto fine, perché laddove c'è disossidazione io ho tanti punti di nucleazione della grana cristallina, e inoltre ci aumenta la resistenza a caldo. Tungsteno, allora qui la cosa è abbastanza curiosa, perché un attimo fa vi ho accostato il molibdeno con il cromo, ma in realtà come per il nichel e il manganese abbiamo questa coppietta che in qualche modo richiama uno molto con l'altro. Il tungsteno per molti, molti effetti può essere accoppiato col molibdeno. Tungsteno W doppio, perché in realtà la sua denominazione del genere era polifemio, ma questo è secondario. In realtà per gli effetti indurenti può sostituire con la percentuale doppia il molibdeno, lo vedremo questo nel caso di acciai per utensili. Mettere il 2% di tungsteno equivarrà dal punto di vista meccanico a mettere l'1% di molibdeno, col fatto che costa un po' di meno, quindi può essere abbastanza utile. Piccolo problema, non ha alcun effetto sulla fragilità di rinvenimento, solo il molibdeno che la leva, il tungsteno no. Silicio, nel caso degli acciai è sempre presente, ma anche nelle ghise, e si parlerà di acciai al silicio solo nel caso di tenori superiori all'1%, quindi un po' come il manganese, ci sta sempre un po' di silicio all'interno. È un elemento che sostanzialmente porta fragilità al nostro pezzo, ma può darci in percentuale non particolarmente alto un incremento di R con S, R con M, lo vediamo in acciaio per molle, laddove voglio un R con S abbastanza alto senza spendere molto, un po' di silicio fino al 2% può essere d'aiuto, e ci dà una ottima influenza sulla resistenza ad ambienti aggressivi. Laddove ho a che fare con manufatti che non debbono essere sollecitati in maniera importante, ma che debbono resistere a acidi o a basi piuttosto forti, l'aggiunta di silicio può essere piuttosto importante. Vedremo in particolare il silicio, sarà importantissimo nel caso delle ghise, ovvero leghe, ferro, carbonio, silicio addirittura, quindi verranno usate addirittura dei legami ternari per caratterizzare le microstrutture di queste leghe a base ferro. Zolfo. Lo zolfo e il fosforo, come vedremo fra poco, sono due elementi chimici
solitamente indice di bontà o di negatività di bontà, di pessima gestione di un acciaio, cioè laddove ho troppo zolfo e troppo fosforo non ammetto a problemi meccanici importanti. Quindi in realtà per capire se avete a che fare con un buon acciaio, normalmente controllare il tenore di zolfo e di fosforo sarà sempre piuttosto importante. La coppia zolfo e fosforo viene spesso portata insieme, sebbene i motivi per cui la loro influenza sull'acciaio è pessima siano piuttosto diversi. Nel caso dello zolfo, infatti, si ha la tendenza a formare solfuri, sostanzialmente. Quindi lo zolfo si lega chimicamente a formare solfuri che possono essere alto fondenti o basso fondenti, e solfuri basso fondenti che possono darvi problemi di fragilità importante, perché possono durante il trattamento termico portarvi a fusioni localizzate. Vediamo infatti che col ferro tende a formare un metallo ettico basso fondente a 988 gradi, ma con l'aggiunta di elementi chimici che formano solfuri basso fondenti, questa temperatura può abbassarsi ancora di più e quindi chiaramente andare a temperature di interesse, per esempio per una solidizzazione. Quindi in realtà laddove questo zolfo sia troppo alto possiamo avere problemi di questo tipo. In realtà questa presenza di solfuri basso fondenti in una certa categoria di acciaio può avere anche, può destare un certo interesse, che li vedremo più avanti. Sono acciai ad alta lavorabilità sostanzialmente. Vediamo che in presenza di carbonio tende a peggiorare molto la resilienza. La cosa abbastanza particolare è che questi peggioramenti in realtà teoricamente avrebbero luogo solo da 0,2% in su. Quindi diciamo che normalmente, siccome negli acciai il tenore di zolfo che viene dall'elaborazione, sostanzialmente viene dalle materie prime con cui viene prodotto l'acciaio, è più basso, non dovremmo avere problemi. Il problema qual è? È che purtroppo lo zolfo ha fra l'altro una fortissima tendenza a segregare. Quindi sebbene io possa avere nel mio oggetto una quantità di zolfo bassa, più bassa dello 0,2%, ma localmente posso andare nettamente al di sopra. E siccome in una catena si rompe sempre un anello più debole, è bene avere tenori medi molto bassi, come vediamo qui indicati, in modo tale che anche a valle di una segregazione, macro, micro, poco importa, io rimanga sempre al di sotto del tenore limite. Come vi dicevo appunto, questo elemento chimico è assolutamente immiscibile nel ferro e quindi ci ritroviamo sempre integralmente sotto forma di inclusioni, il che ci dà un vantaggio perché in realtà se in un'azienda metalmeccanica medio-piccola difficilmente avrò a che fare con la possibilità di fare un'analisi chimica, che so, un pantometro, uno spettrometro di massa, difficilmente queste attrezzature sono disponibili, un'analisi metallografica la si fa abbastanza facilmente perché di fondo serve attrezzatura di costo molto ridotto, non devo neanche fare un attacco chimico perché in realtà, essendo inclusioni non metalliche, come vi ricordate sicuramente dal video che abbiamo visto, le posso osservare già solo a valle di una lucidatura, fatta bene magari, ma solo a valle di una lucidatura. Il fosforo è esattamente l'opposto al punto di vista del comportamento, questo rimane in soluzione, non ci sono dei fosfuri dentro l'acciaio, questo resta in soluzione e l'appeggioramento netto di resilienza è legato a uno strano effetto di soluzione solida che questo fosforo svolge all'interno del nostro acciaio. I tenori e i limiti comunque stranamente sono simili a quelli dello zolfo, quindi in realtà, come vedrete spesso appunto, per acciai di buona qualità si fisseranno limiti via via sempre più stringenti sul zolfo e sul fosforo e a volte anche sulla somma zolfo più fosforo, in modo tale che appunto siano elementi particolarmente controllati. L'ossigeno fa male, punto. Questo potrebbe essere il riassunto della parte relativa all'ossigeno. L'ossigeno fa male perché ha una sua certa solubilità nel ferro liquido, nell'acciaio liquido, ma solubilità diventa nulla nell'acciaio solido. Quindi in realtà l'ossigeno che sta nel vostro acciaio è tutto quanto sotto forma di ossidi. Anche qui, quindi, come per i solfuri, si può evidenziare la sua presenza mediante analisi metallografica. Si possono distinguere gli ossidi dai solfuri? Sì, abbastanza bene, perché tendono ad avere forme differenti e la normativa ASTM UNI vi dà proprio delle carte di controllo con cui posso comparare la tipologia di inclusioni e capire almeno quanto ce n'è dell'uno e quanto ce n'è dell'altro. Peggiori proprietà meccaniche, peggiori proprietà fisiche, aumento di sensibilità sul riscaldo, peggiori la fabbrica, fa male, appunto. La resilienza, la tenacità si abbatte.
Ma perché? Perché poi mi ritrovo tutte queste palline, queste particelle all'interno che sono delle soluzioni di continuità della mia matrice metallica, quindi in realtà è come se avessi un oggetto molto poroso, d'accordo? E quindi tutti i problemi che abbiamo visto di meccanica della frattura si incrementano, e quindi una sollecitazione statica o dinamica, un acciaio ricco in ossigeno ma in realtà con molte inclusioni, con molti ossidi, non può che darmi proprietà meccaniche particolari particolarmente basse. L'idrogeno noi non abbiamo visto in realtà alcun effetto sull'idrogeno, questo chi vorrà vedrà con noi a metallurgia 2 come funziona il discorso di idrogeno, però qualche accenno va fatto. L'idrogeno abbassa la duttilità sostanzialmente, abbassa la resilienza, abbassa la tenacità, ha un certo effetto su R con M abbassandolo, non su R con S, quindi non sullo snellimento. È un elemento chimico, e qui la parte diciamo brutta dell'idrogeno, che può penetrare nell'acciaio durante la lavorazione. Abbiamo visto prima la faccenda del nickel, abbiamo detto appunto i panni di ferro lega contenenti nickel hanno idrogeno e quindi in realtà vengono aggiunti in un certo momento della colata. Quindi in realtà l'idrogeno può essere presente proprio nella elaborazione della colata. Siccome anche per lui si ha una transizione molto forte fra liquido e solido della solubilità, ce lo ritroviamo per esempio sotto forma di fiocchi, cioè di discontinuità presente all'interno del mio oggetto per esempio. I fiocchi in realtà sono una cosa un po' particolare, vediamo fra poco. Oppure ancora ce lo ritroviamo sotto forma di druni. Qualcosina può rimanere in soluzione solida, ma stiamo parlando di quantità molto ridotte. Per esempio negli acciai ferritici parliamo di valori molto molto bassi, qualche ppm. Negli acciai austenitici possiamo avere qualche migliaio di ppm. La differenza grossa dell'influenza del componente meccanico dell'idrogeno fra un cubico corpo centrato e un cubico facce centrate è la seguente. Nel cubico corpo centrato, in acciaio ferritico, basta 1-2 ppm e l'acciaio è da buttare. Nell'acciaio austenitico anche 1000 ppm non danno grossi problemi. Ppm è parti per milione, d'accordo? Allora, il problema dei fiocchi qual è? Se io ho un manufatto che faccio solidificare nella mia cassaforma, d'accordo? E abbiamo dell'idrogeno. Questo idrogeno nel passaggio liquido-solido viene buttato fuori perché la solubilità è molto bassa. Ora, può fare tante cose. Può andare a formare bollicine che vanno fuori, oppure può rimanere in parte intrappolato sotto forma di idrogeno gassoso insieme con altri gas a formare delle specie di funicoli all'interno del vostro acciaio, del vostro pezzo. Ora, se questa specie di vermicello, questa specie di tubicino non è affiorante, quando vado a laminare, quando vado a forgiare, quando vado a deformare plasticamente, si risalda, non è un problema. Il problema è quando questa specie di tubicino vermicello affiora in superficie, perché la superficie calda di questo materiale metallico reagisce con l'aria che probabilmente riesce a entrare dentro e va a ossidarlo. Quando vado poi a laminare mi troverò che l'ossido che si è formato è diventato una serie di inclusioni allineate, e capite bene che delle inclusioni allineate, ossidi allineati, ossidi che non sono di origine endogena ma sono esogeni, sono pessimi dal punto di vista del componente meccanico. Quindi in realtà il peggioramento potrebbe essere molto molto forte. Vi dicevo, in realtà l'idrogeno è una cosa un po' particolare. Perché? Perché non solo posso averlo può entrarmi nel mio acciaio durante la lavorazione della colata, cosa che ormai avviene abbastanza raramente in realtà, ma per esempio può entrare nell'acciaio durante dei trattamenti superficiali, ad esempio zincatura elettrolitica, la placcatura. Sapete, si può placcare un metallo con un altro applicando la differenza potenziale mettendo il nostro metallo in una soluzione acquosa contenente i sali del metallo da placcare, placcatura in oro, in argento, eccetera. Nel caso della zincatura elettrolitica si fa questa cosa, per esempio bulloneria, per rivestire il nostro acciaio di zinco per uno spessore di 10 micron, qualcosa del genere. Ebbene, purtroppo il potenziale al quale io ottengo il rivestimento in zinco è molto vicino a quello con cui si forma l'idrogeno a ridosso dell'acciaio. Questo entra dentro e infragilisce il pezzo. La cosa curiosa è che in effetti questa diminuzione di allungamento percentuale alla rottura, strizione, resilienza, in realtà me ne accorgo di queste variazioni solo per velocità di deformazione molto 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 basse. Quindi in pratica, se io ho un bullone che vado a zincare elettroliticamente,
E poi per verificare se per caso non gli ho caricato anche idrogeno, da fare una normale prova di trazione alle velocità normali, che abbiamo visto 10 a meno 3 secondi a meno 1 per intenderci, in realtà quel bullone si comporterà perfettamente. Poi vado a montare, per esempio, una scala antincendio, dopo circa 6 mesi comincia a piovere il bullone. E dopo un po' cade anche la scala antincendio. D'accordo? Perché per poter vedere l'effetto dell'idrogeno, in realtà devo applicare velocità di deformazioni di 10 alla meno 6 secondi alla meno 1. Non esistono macchine commerciali che vanno a velocità così basse, bisogna costruirsela apposta. Noi in laboratorio abbiamo una progettata e costruita in casa che ci dà queste velocità di deformazione così basse per esaltare il fenomeno di trazione di idrogeno. Quindi l'idrogeno può venire dalla elaborazione della curata, può venire da processi di lavorazione tipo appunto zincatura elettrolitica, può caricarsi durante l'esercizio. Se io ho per esempio accoppiamento galvanico fra due acciai differenti, acciaio a carbonio e acciaio inossidabile, l'acciaio inossidabile si caricherà in idrogeno durante il normale esercizio, per esempio in acqua di mare o basta anche appunto un ambiente un po' umido, infrangendosi nel tempo. I dettagli, vi ripeto, sono un po' troppo presto per darveli qui, vi posso dare appunto il prossimo corso, ma in realtà questo idrogeno può darci problemi non solo dopo colata direttamente, ma addirittura nel tempo, e quindi in realtà può essere un problema particolarmente pericoloso. Non servono per forza ambienti particolarmente aggressivi, immaginiamo appunto questo ricipiente utente acido cloridrico, eccetera. Gli basta l'acqua di mare e il necessario accoppiamento galvanico. Dopo aver parlato dell'influenza degli elementi chimici negli acciai, in realtà nelle leghe a base ferro, perché poi acciai e ghisi sono tutte e due le leghe a base ferro e le influenze che abbiamo raccontato sono appunto valide sia per gli acciai che per le ghise, parliamo della designazione. Allora, attenzione a non far confusione tra designazione e classificazione. Designazione è come vi chiamate, come si chiamano gli acciai. La classificazione è classificarvi in maschietti e femminucce, alti e bassi, colore biondo, bruno, eccetera. La classificazione è qualcosa quindi un po' diverso. Nella designazione, secondo la normativa UNI, in realtà secondo la normativa UNI, in realtà di normative ce ne sono tante e per fortuna esiste internet attualmente. Perché? Perché laddove voi vi troviate a dover acquistare un acciaio, può darsi che non usiate il mercato per forza italiano, il mercato cinese, russo, eccetera. Ogni nazione ha sostanzialmente la sua normativa, la nostra è, la CRN, quella europea, è abbastanza standardizzata a livello europeo, ma molto più spesso si utilizzeranno le denominazioni commerciali per poter designare un acciaio. Quindi in realtà qui vi dirò qual è la designazione, quella italiana, ma poi in realtà molto spesso si utilizzerà una designazione commerciale. Fino a qualche anno fa, senza internet presente, capire un acciaio quale cavolo fosse era particolarmente difficile. Oggi, grazie a Dio, con internet digitale la designazione commerciale vi esce subito, immediatamente, che cos'è, e quindi in qualche modo riuscite ad associarlo a qualche acciaio che possa essere in qualche modo simile dal punto di vista della designazione italiana. Perché dico in qualche modo simile e non dico identico? Perché in realtà c'è un concetto di base nella designazione italiana barra europea, e cioè l'ambizione di poter designare, cioè poter nominare un qualunque acciaio, non solo commerciale, ma anche solo inventato. Perché vi dico questo? Perché in realtà la normativa americana STM parte proprio da un presupposto diverso, cioè nella normativa americana si designa solo ciò che è commercializzato. Secondo delle tabelle, noi qui vedremo qualcosa nella normativa STM, in particolare sugli acciai inossidabili, dove parleremo delle serie 300, delle serie 400, per cui avremo la ISI 310, uno si va a prendere la cartella e vi darà valore massimo e minimo UTS, scusate, dell'RM, valore massimo e minimo sollevamento, carbonio massimo e minimo, le forchette di oscillazione del singolo elemento, quindi ci sarà una cartella che corrisponderà esattamente a quella tipologia d'acciaio. Nella normativa italiana, europea, abbiamo invece l'ambizione di poter designare gli acciai a prescindere, possiamo inventarci in qualche modo. Le modalità, i principi di designazione sono sostanzialmente due, che danno luogo a due gruppi diversi di designazione. Gruppo 1, acciai designati in base al loro impiego e alle loro caratteristiche meccaniche e fisiche. Simbolo principale che indica la caratteristica meccanica è un numero ad esso associato. Questo è forse la meno interessante dal punto di vista poi pratico. Il gruppo 2 invece designato in base alla composizione chimica, ed è quella che voi vi chiederò di utilizzare durante anche le interrogazioni, durante le prove d'esame e di intercorso.
Il gruppo 2 si suddivide in 4 sottogruppi. Allora, primo sottogruppo, si tratta di acciai non legati, nel quale il tenore di manganese è inferiore all'1%. In questo caso la designazione sarà una lettera C seguita da un numero che è pari al tenore di carbonio moltiplicato 100, che vuol dire ad esempio C20, l'abbiamo già nominato un paio di volte, è un acciaio non legato con tenore di carbonio pari allo 0,2%. C30 è un acciaio non legato con un tenore di carbonio pari allo 0,3%, poi pari allo 0,3%, anche 0,28 ci sta dentro, 0,29, non vi aspettate una precisione tipo matematico, nell'intorno T. Secondo sottogruppo, con un tenore di manganese superiore all'1% e un tenore complessivo degli elementi di lega sotto il 5%, sono acciai basso legati. Tenore di carbonio moltiplicato 100, seguito da una sequenza di elementi chimici caratterizzanti, attenzione, non tutti gli elementi chimici, i principali, e dal tenore degli elementi caratterizzanti moltiplicato per un fattore. Facciamo un esempio. 20, nickel, 4. Il coefficiente, vi chiedo di ricordarvi due coefficienti, gli altri non ve li chiedo, ma nickel e cromo, il coefficiente è 4, facile farlo, insomma. Quindi ho lo 0,2% di carbonio e ciò del nickel pari a 4 diviso 4, 1. Quindi nel caso del secondo sottogruppo posso capitarvi casi come 20 nickel cromo 7,3, dove appunto il 7 fa riferimento al tenore di nickel diviso per 4, il 3 fa riferimento al tenore di cromo diviso per 4. Oppure ancora 20 nickel cromo 4, dove il 4 fa riferimento al tenore di nickel diviso 4, perché il coefficiente è 4 e quindi fa l'1% circa, chiaramente potrebbe essere 0,9, potrebbe essere 1,1 in quell'intorno, e c'è un tenore di cromo inferiore all'1%. Quindi il cromo c'è, va indicato perché è un elemento che normalmente non vi trovate nel vostro acciaio, ma ha un tenore piuttosto basso. Terzo sottogruppo, acciai legati in cui almeno un elemento è superiore al 5%, con l'eccezione dei rapidi che fanno parte a sé, li vediamo fra poco. In questo caso abbiamo a che fare con una designazione che pari a una lettera X. La lettera X mi indica il fatto che stiamo andando a parlare di un acciaio legato, che fra poco vedrete perché è importante. Tenore di carbonio moltiplicato 100, singoli elementi chimici di lega presenti, e poi il tenore degli elementi di lega in sequenza non moltiplicato da nessun fattore. Quindi, per esempio, se io ho X 20 nickel cromo 7,3, che è molto simile a quello che abbiamo visto prima, 20 nickel cromo 7,3, ma in questo caso è un acciaio legato, ho lo 0,2% di carbonio, ho il 7% di nickel e ho il 3% di cromo, quindi non ho più nessun coefficiente, d'accordo? Infine, l'ultimo sottogruppo, che fa riferimento a un gruppo molto ristretto di acciai, appunto gli acciai rapidi, sono acciai protensili, cioè sono acciai utilizzati per lavorare altri materiali, e in particolare quelli rapidi sono acciai per utensili di alte prestazioni. In questo caso la designazione è un po' diversa, HS, con grande fantasia, high speed, e la sequenza dei tenori di tungsteno, molibdeno, vanadio, cobalto, HS7803, nessun coefficiente, 7% di tungsteno, 8% di molibdeno, 0% di vanadio, 3% di cobalto. Lo trovate spesso anche nell'utensileria anche commerciale, queste sigle qui, quindi se ci fate un attimo attenzione, stampigliato molto piccolo, trovate queste scritte. Una regola abbastanza semplice è di questi elementi più ce n'è meglio è l'acciaio, sostanzialmente, quindi più è ricco da questo punto di vista e meglio è. Vi ho messo anche la normativa precedente perché era abbastanza simile a questa, ma in un punto differiva. La parte quella lì, in base all'applicazione, alla caratteristica meccanica, era abbastanza simile. C'è un simbolo iniziale FE, poi per esempio ci stava FE360, FE420, si indicava un acciaio che aveva, di cui non si sapeva nessuna caratteristica meccanica,
con cui si arriva a una resistenza a trazione di almeno 360 MPa, newton su millimetro quadro, d'accordo? Questo è un acciaio da costruzione, quello per tondino per calcestruzzo, intenderci, insomma. FE 420, un acciaio per tondini a 420 MPa, 420 newton su millimetro quadro. Se c'era anche una FE 360, e quello voleva dire che era un 360 riferito allo snervamento, c'erano queste piccole indicazioni, niente di più. Per quanto riguarda invece gli acciai designati in base alla composizione chimica, anche qui c'è la distinzione tra non legati e legati. Anche qua ci stava la differenziazione fra acciai senza elementi chimici C20, C30, eccetera, oppure C seguito da una lettera indicante all'impiego, e poi la stessa designazione che ho visto prima, basso legati, moltiplicati gli elementi chimici, i tenori degli elementi chimici per dei fattori, e invece legati senza fattori, d'accordo? Quindi in realtà mancava praticamente la designazione degli HS, che appunto invece nella designazione attuale è abbastanza presente. Se poi andiamo alla normativa ancora precedente, troviamo un caso abbastanza curioso, perché la FE360, per esempio, che abbiamo indicato qua, viene indicata con FE36. Perché? Perché l'unità di misura invece è essere megapascal, cioè newton su metro quadro, è di chilogrammi per millimetro quadro. Quindi 36 kg per millimetro quadro sono 360 megapascal. E quindi da qui la designazione che addirittura andava a fare riferimento a unità di misura che non sono quelle utilizzate attualmente. Dopo la designazione, la classificazione. Allora, una cosa importante da dire è che mentre la designazione è normata, sebbene poi sia molto confusa perché, vi ripeto, è complicata molto dall'utilizzo di designazioni commerciali, però grazie a Dio con l'uso di internet ormai capire a quale acciaio standardizzato corrisponde un certo commerciale lo si fa abbastanza facilmente, ci perdete un quarto d'ora e lo trovate, oppure viceversa da un commerciale capire qual è il vostro standard ci si mette ancora meno. Nella classificazione non c'è normativa, non c'è una classificazione normata. Quella che vedete lì è quella più utilizzata anche in campo internazionale, ma in realtà vedrete che c'è una certa confusione nella classificazione. Per quale motivo? Ma facciamo un esempio subito immediato. Vedete qui abbiamo 5 diverse classi: acciaio di costruzione di uso generale, tipicamente acciaio di uso edile sostanzialmente, di per calcestruzzo, cose di questo tipo, acciaio speciale di costruzione, acciaio per utensili, acciaio per usi particolari, acciaio inossidabile. Vedremo uno per uno come si compongono. Beh, gli acciai inossidabili sapete già, acciai che hanno una elevata resistenza alla corrosione. Se andate a prendere il quarto ponte di Venezia, quello di Calatrava, è fatto in acciaio inossidabile, duplex fra l'altro, quindi apparterrebbe alla quinta classe. Peccato che è un uso che è della prima. Quindi in realtà vedete bene che questa classificazione è legata sostanzialmente all'utilizzo dei vari acciai, in molte parti fa acqua, non è normabile, non è strutturabile come normativa, e infatti praticamente ci si è rinunciato e praticamente ci ritroviamo con classificazione non normata. Come vedete, in realtà questa classificazione trova a sua volta dei subgruppi abbastanza estesi, a parte gli acciai di uso generale, che vedremo fra poco sono quelli più semplici, con meno composizioni, con meno elementi chimici presenti, con nessuno, quasi nessun trattamento termico viene applicato. Vediamo poi che gli acciai speciali da costruzione possono essere subclassificati in acciai da bonifica, idrazione, cementazione, permolle, autotempranti, speciali per cuscinetto e rotamento, perfuri per particolari applicazioni, maraging. Gli acciai per utensili possono essere strutturati in per lavorazione a caldo, a freddo, rapidi, dove attenzione, stavolta a caldo o a freddo non stiamo parlando della temperatura di ricristallizzazione, ma stiamo parlando di una temperatura precisa a 300 gradi centigradi. Perché a caldo o a freddo per l'acciaio da lavorare è una cosa, a caldo o a freddo per l'acciaio che deve deformare, che deve tagliare o che deve fare qualsiasi cosa è un'altra. E la differenza è una bistecca tra la bistecca e il coltello, d'accordo? L'acciaio che si ricristallizza è quello che viene, che fa parte della bistecca, il coltello è l'acciaio utensile che vede in 300 gradi una temperatura limite. Ancora acciai più particolari, vedremo gli acciai a bassa temperatura, ad alta temperatura e Hadfield, e infine parleremo degli acciai inossidabili nelle loro tre principali, ma non uniche, attenzione, classificazioni: ferritici, martensitici e austenitici. Ma vi ripeto, poi ce ne sono parecchie altre che, se vorrete, vedrete a metallurgia 2.
acciai da costruzione di uso generale, sono i più semplici, sono quelli normalmente non legati o hanno pochissimi elementi di lega, molto spesso non vengono nemmeno messi trattati termicamente o al massimo subiscono una normalizzazione, quindi stiamo parlando di acciai di fondo molto poveri dal punto di vista della composizione e anche proprio del costo sostanzialmente. Dal punto di vista del tonnellaggio sono i più importanti, se stiamo parlando solamente di tipo calcestruzzo si costruisce, quindi immaginate bene quale tonnellaggio possa essere quello prodotto. Dal punto di vista della caratterizzazione meccanica normalmente gli si chiede solo di avere un valore minimo di R con S, cioè che non si deformino plasticamente, quindi in realtà con tutta una serie di coefficienti di sicurezza dovranno lavorare sempre in campo abbondantemente elastico, poi chiaramente un palazzo non vuole che si deformi plasticamente laddove viene sollecitato. Questi risultati possono essere ottenuti in vario modo, ci sono vari tipi di rafforzamenti che possono essere utilizzati e laddove avete un minimo di elementi chimici che possono essere aggiunti potete anche azzardarvi qualche piccolo trattamento termico, una normalizzazione, una precipitazione di precipitato, vedremo fra poco, o addirittura una tempra con rinvenimento. Vengono utilizzati per costruzioni saldate, bullonate e chiodate, cioè costruzioni anche complesse che vedono queste procedure di giunzione, che una giunzione è sempre un punto un po' particolare della nostra struttura, è un punto debole sicuramente, che appunto possono in qualche modo dar luogo a costruzioni di dimensioni anche importanti. Vediamo quindi che usando questa designazione un po' vecchia FE360, FE410 e FE510 si tratta sostanzialmente di acciai che hanno basso valore, basso calorimetria e attenzione, un basso valore del rapporto R con S e R con M. Questo rapporto R con S e R con M è stato, nel passato almeno, spesso utilizzato come indice di qualità. Perché? Perché avere a che fare con un valore alto di R con S e R con M all'interno di una prova di trazione vuol dire che io sto utilizzando il mio acciaio in maniera quasi completa. Se invece ho un R con S e R con M, fratto R con M molto basso, dovendo utilizzare il mio acciaio sempre sotto lo snellimento, vuol dire che io lo sto utilizzando in condizioni, come dire, perdendo molto delle prestazioni proprio. E in pratica la differenza che ho fra una curva di trazione così, dove ho l'R con M molto basso rispetto a un R con M, oppure una curva di trazione messa così. Le curve di per sé non sembrano molto diverse, ma questa posso utilizzare fino qui sopra, e invece questa posso andare solamente sotto l'R con S, che è molto più basso. Quindi in realtà molto spesso, oltre ai valori assoluti di R con S e R con M, è importante anche sapere il rapporto tra questi valori per poter dire se è un acciaio utilizzato in maniera, come dire, completa o meno. A volte si mettono degli elementi di lega per aumentare R con S lasciando accettabile la tenacità, oppure per poter dare, come questo nel caso del rame, un po' di corrosione, di resistenza alla corrosione atmosferica. Esistono delle reazioni empiriche che vi permettono di correlare resistenza meccanica con composizione chimica. Sono relazioni molto semplici, sono sommatorie algebriche sostanzialmente, e chiaramente sono delle interpolazioni, cioè c'è qualche sperimentatore che ha fatto tante analisi con cambiando un po' il cromo, cambiando un po' il nickel, cambiando un po' il silicio, si è fatto le prove di trazione e ha visto come si distribuivano, tirando fuori delle reazioni molto semplici, tipo appunto questa, dove c'è la resistenza del ferro, proprio inteso come ferro elemento ferro. Se andate a cercarvi queste relazioni, in realtà scoprirete che questa resistenza del ferro puro cambia un pochettino, ma cambia in base alla dimensione del grano sostanzialmente, un po' più fine, un po' più alta, un po' più grosso e un po' più bassa. Una parte legata alla presenza del carbonio, che può essere influenzata laddove ci sia dal trattamento termico, e una parte legata alla presenza degli elementi di lega, ma qui stiamo parlando di percentuali molto basse, attenzione, non basta il 10%, il 15%, stiamo parlando di tenori molto basse, che è indipendente dal valore del trattamento termico. Un esempio è quello che vediamo qua, 300, il valore del ferro, ma vi ripeto, potrebbe essere anche 250, non è il problema, più questo N che ha valori vari a seconda del rinvenimento, moltiplicato dal tonno di carbonio, più questa strana sommatoria dove ci sono gli eventuali elementi chimici aggiunti. Ognuno di questi elementi, attenzione, è valido in una forchetta molto ristretta, che so, il silicio valido fra meno lo 0,3% e lo 0,7%, d'accordo? E così via.
Guardate qui sotto un po' di tipiche composizioni chimiche di questi acciai. Non ve le dovete ricordare male tutte quante, non mi interessa per ricordare la memoria. Mi interessa che sappiate appunto che stiamo parlando di acciai in cui sostanzialmente si sta sotto l'1% cromo e nickel, ci può essere un valore di manganese non bassissimo, ma più perché non si va a fare un accurato controllo della composizione chimica più che per aggiungere valore al vostro acciaio. Se vi ricordate, il manganese vi dà un po' di R con S, un po' di R con M, quindi un modo abbastanza semplice. Qui abbiamo la modalità con cui il vostro acciaio viene fornito, normalizzato, bonificato, HSLA, una sigla che sta per High Strength Low Alloy, acciaio alto resistenziale basso legato, alto resistenziale vi assicuro il modo di dire. Corten sta per Corrosion Resistance, sono acciai che contengono un po' di rame e che vi danno un po' di resistenza a trazione, ma non vi aspettate, vi ripeto, chissà che cosa. Ben diverso il discorso degli acciai speciali da costruzione. Ora faremo insieme questa parte introduttiva e poi affronteremo gli acciai speciali da costruzione la volta prossima. Vediamo un po'. Allora, se vi ricordate, un attimo fa abbiamo fatto una superstruttura, la superclassificazione degli acciai speciali da costruzione, che può risultare un po' complicata da ricordare. In realtà non è poi così complicata, perché la maggior parte degli acciai speciali da costruzione in realtà derivano tutti da una customizzazione degli acciai da bonifica. Cioè, si parte dall'acciaio da bonifica, poi se io dall'acciaio di bonifica voglio avere l'acciaio da cementazione, gli do il carbonio, fatta. Se voglio avere l'acciaio per molle, ci metto un po' di silice manganese e si ricorda tutto abbastanza facilmente. Come vedete, praticamente si tratta di acciai ipotettoidici, ferito per lidici nello stato ricotto, 0,1-0,6% di carbonio, ma perché se voglio avere meno carbonio devo spendere, d'accordo? Se vado più sopra diventa fragile, a meno che non mi serva qualcos'altro, e vedete che ci stanno appunto dei casi in cui mi serve del carbonio più alto, lo 0,3%. Manganese tipicamente fra 0,2 e 0,4 nel silicio, ma sono i valori normali in acciaio, quindi non è che è un elemento di lega. L'unica eccezione è l'acciaio per molle, che mi arriva fino al 2%, perché il silicio e il manganese mi alzano lo snervamento senza spendere molto alla fine. Cromo e nickel rispettivamente al massimo 3 e 5%, mi danno buona resistenza, mi danno buona tenacità. Molibdeno, pochino, ma ogni volta che ho del cromo c'è il molibdeno, non posso toglierlo di mezzo. Vanadio è un elemento chimico un po' particolare, disossidante, laddove c'è, ma a fine del grano mi alza R con S senza spendere eccessivamente. Alluminio per l'incurazione. Il boro è un elemento strano, ecco, per dirvi un altro coefficiente, me lo ricordo, perché mi ricordo io, il boro è 1000 coefficiente nella cosa, poi i coefficienti sono 4, 10, 100, 1000. Una razza su questa designazione, me lo sono scordato. Perché 4, 10, 100, 1000? Perché, considerati i tenori tipicamente inseriti in quegli acciai basso legati, quei coefficienti sono quelli che più probabilmente vi danno un boro intero, d'accordo? Per cui ci sta talmente poco boro che per avere un intero devo coltivarlo per 1000, d'accordo? Tungsteno, utilizzato nel passato al posto del molibdeno, ma potreste trovarlo ancora oggi per gli acciai da bonifica. E infine il piombo, lo accenniamo adesso, un po' dopo che lo vediamo la prossima volta. Il piombo in realtà è un elemento strano, non migliora nessun aspetto della resistenza meccanica, anzi lo peggiora. È un elemento totalmente insolubile nell'acciaio, quindi diciamo che la fa. In realtà, siccome è totalmente insolubile, tende a precipitare sotto forma di palline molto piccole, di sprette molto piccole in tutta quanta la microstruttura. In pratica, io con il piombo, che è un elemento basso fondente, quando vado a fare una lavorazione di trasportazione di trucciolo, ho un lubrificante naturale dentro il mio acciaio e quindi riesco a lavorarlo molto molto bene. Serve per esempio per acciai artistici, per acciai di uso artistico. Quando voglio fare una lavorazione facilitata, l'uso del piombo, oppure come vedremo fra poco di nuovo anche dello zolfo, mi permette di avere una lavorabilità molto alta a fronte di proprietà meccaniche basse, ma di fondo nessuno li mette a fare poi con una statua, se fosse una statua, poi prove meccaniche di vario tipo, non c'ha, basta resistere al suo peso e poco.